Anche quest'anno torna protagonista, come di consueto, la settimana europea della mobilità sostenibile che il Comune di Pavia sostiene e partecipa da anni. È ormai un evento che entra di diritto nel palinsesto della programmazione sociale e culturale della nostra città. Devo dire con orgoglio, perché è un momento di sintesi, di coscienza, di riflessione che il Comune fa con le associazioni e con i cittadini attivi in questo senso, e sarà quest'anno anche un momento per discutere, parlare di quanto fatto, di quanto progettato, di quanto da fare in futuro, perché all'interno dei momenti di discussione, dei convegni tecnici, dei dibattiti, di approfondimenti, sarà bello insomma parlare anche dell'attività che abbiamo svolto nella tutela dei pedoni, dei soggetti fragili, con la realizzazione dell'isola Salva Pedoni, dei nuovi PNRR che consegneranno nell'anno prossimo alla città di Pavia circa 6 km di ciclabili in sedie proprie e sicuri per raggiungere i maggiori poli attrattori, e complessivamente anche delle riqualificazioni come Lungoticino, Piazzale Ghinaglia, il Piazzale San Giuseppe, che hanno visto la trasformazione del territorio, la messa in sicurezza, la cancellazione di alcune strade e la creazione di spazi pedonali che vengono utilizzati da cittadini. Quindi insomma una sintesi positiva e un rilancio ovviamente per continuare con investimenti pubblici e continuare ovviamente nell'attività più importante, che è quella di sensibilizzazione della cittadinanza, di coloro che effettuano spostamenti, nella dimostrazione e la testimonianza che Pavia è a tutti gli effetti una città portata di bici. Tutte le informazioni del programma, gli appuntamenti dettagliati e gli orari sono disponibili sul sito internet del Comune di Pavia.